Buon pomeriggio a tutti e ben collegati a questo nostro nuovo incontro webinar in collaborazione con Banca IMI e quindi buon pomeriggio da me e da Alessandro Galli in collegamento da Milano. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci Alessandro, allora appuntamento di ottobre, naturalmente l'obiettivo è andare a vedere come al solito un po' di situazioni interessanti da portafoglio, scegliendole tra i certificati bonus cap e cash collect, quindi le due tipologie come di consueto, insomma, protagoniste dei nostri appuntamenti, che sono anche fondamentalmente le più semplici e soprattutto quelle più immediate anche da riuscire a inserire in portafoglio. Andremo quindi a vedere nel dettaglio il funzionamento di questi certificati per chi fosse alle prime armi, mentre per chi ormai è già pratico, come ad esempio Giuliano, che saluto e do il benvenuto, andremo a vedere nel dettaglio magari qualche idea sul breve, anche perché fra pochissimi giorni andranno in scadenza alcuni bonus cap che sono stati emessi diversi mesi fa. La data di rilevazione dovrebbe essere il 31 di ottobre, scadenza 4 novembre, e poi lo vedremo comunque assieme con Alessandro. E c'è ancora qualche situazione che gioca un po' in equilibrio sulla barriera e che potrebbe dare effettivamente qualche soddisfazione. Naturalmente, il tutto se si ha un'aspettativa sul mercato per i prossimi giorni tendenzialmente laterale o positiva. Viceversa, se le aspettative sono per un andamento di mercato non così positivo, e allora possiamo andare a vedere qualche certificato che scadrà un pochino più in là, oppure qualche cash collect che prevede il pagamento di coupon anche in caso di mercato negativo, e poi una protezione del capitale a scadenza, sempre legato alla tenuta della barriera. Insomma, vedremo nel dettaglio queste nuove idee. Nel frattempo, vi ricordo, da un punto di vista operativo di questo nostro pomeriggio assieme, che sarà possibile interagire con noi utilizzando il pannello che è sulla destra del vostro monitor, soprattutto per chi ancora è alle prime occasioni di confronto, e anche questo webinar è registrato, quindi sarà possibile poi rivederlo successivamente. Tra i prossimi appuntamenti, ce lo diciamo subito, ma naturalmente poi lo ricorderemo al termine di questo incontro, è la presettimana, è la settimana della Trading Online Expo, quindi praticamente fra pochi giorni, in particolare dopodomani, si apriranno i battenti della 17ª edizione della Trading Online Expo, l'evento di Borsa Italiana che inizialmente è dedicato più al trading, ormai da molti anni al mondo degli investimenti, in particolare con un focus sui certificati. Come tutti gli anni, da 2 o 3 anni a questa parte, saranno numerosi gli appuntamenti dedicati ai certificati e immancabile è chiaramente l'appuntamento con Banca IMI. Perché? Perché oltre a parlare di certificati sarà anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione a livello macroeconomico. Devo dire che tra i tanti seminari che ci sono in programma, questo è sempre arricchito della presenza di un vostro, diciamo, di un esponente della ricerca di Intesa San Paolo. Non so se quest'anno Alessandro assieme a noi ci sarà Fulvia Risso, se non Sì, sbaglio, esatto. perdonate. Ecco, perfetto. Sì, ti confermo che saremo accompagnati dall'analisi macroeconomica di Fulvia Risso, dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo. Ecco, quindi non solamente, insomma, anche estrema competenza per quello che sono stati gli appuntamenti passati, effettivamente un appuntamento da non perdere, anche perché, ripeto, si potrà parlare, ascoltare il punto di vista della ricerca di Intesa San Paolo, studi e ricerche di Intesa San Paolo, e poi provare a vedere cosa c'è sul mondo dei certificati con la partecipazione appunto mia e di Alessandro Galli. Insomma, questo è per quanto riguarda la Trading Online Expo. L'appuntamento sarà 23 ottobre, Palazzo Mezzanotte, alle 9:45 avremo in programma questo momento di incontro. Adesso andiamo a Per Banca vedere. IMI, correggo solo una cosa, per Banca IMI, e io sarò comunque presente ovviamente all'estand il 24 ottobre, ci sarà Alessandra Annoni a Ah, fare la. ok, perfetto. L'avevo vista nel programma, però, dato che poi nelle ultime occasioni mi avevi accompagnato, pensavo che fossi presente anche in questa occasione, ma ci sarà Alessandra Annoni, Sì, quindi. i due Alessandri si alterneranno in questi 2 giorni. Perfetto.
Vabbè, non mancherà naturalmente il vostro piacevole e competente contributo. Va bene, allora Alessandro, io direi di partire. Innanzitutto ti chiederei di raccontarci le ultime novità e poi, anche in funzione delle domande che stanno già arrivando, andremo a vedere un po' qualche spunto operativo, in particolare anticipo che qualche idea di brevissimo è effettivamente possibile andarla a valutare, se non che insomma anche situazioni un po' più tranquille. Mentre per quanto riguarda, tranquille intendo di media scadenza, per quanto riguarda invece le novità, abbiamo da poco, quindi da insomma, se non ricordo male, Alessandro, correggimi, il 15 ottobre, abbiamo in quotazione questa nuova serie di bonus cap, dovrebbero essere un buon numero, 27, e quindi ti chiederei di raccontarci un po' qualcosa, insomma, sia rapidamente il funzionamento, dando per scontato che i nostri ascoltatori naturalmente già conoscono bene il funzionamento dei bonus cap, e poi andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche. Certo, allora, proprio brevemente, il bonus cap è uno degli strumenti più semplici ormai, no? Da capire, che ormai è molto diffuso sul mercato. In particolare per quanto riguarda i bonus cap di Banca IMI, parliamo di una struttura che consente all'investitore di scommettere sulla stabilità, crescita o lievi ribassi di delle azioni sottostanti, purché rimangono entro un determinato livello chiamato livello barriera. Cioè, cosa succede? Si va a vedere alla scadenza, perché parliamo per i bonus cap di Banca IMI di una barriera di stile europeo osservata unicamente alla scadenza, se l'azione sottostante è maggiore o uguale al livello barriera. Nel caso in cui il sottostante fosse maggiore o uguale al livello barriera, si percepisce il prezzo di emissione del certificato, quindi 100 euro in questo caso, più il bonus, che è un premio aggiuntivo. Nel caso in cui invece il sottostante dovesse trovarsi al di sotto del livello barriera, è come se si avesse investito direttamente nel sottostante e quindi si subisce la stessa perdita del sottostante. Particolare per questa emissione che è andata in quotazione il 15 ottobre, abbiamo previsto diverse possibilità e diverse combinazioni rischio-rendimento, oltre che una gamma abbastanza completa di sottostanti su diversi settori. In particolare possiamo scegliere fra due diverse scadenze, che sono quelle a 12 o 18 mesi, ovvero si può scegliere fra una scadenza al 12 ottobre 2020 piuttosto che una scadenza al 12 aprile 2021. Sui sottostanti poi abbiamo barriere molto diversificate che vanno dal 60% all'80%. Cosa vuol dire, ad esempio, che se una barriera posta 60% significa che alla scadenza, se il sottostante non ha perso più del 40% rispetto al valore di riferimento iniziale, allora si percepisce il 100% del prezzo di emissione, quindi 100 euro più il bonus. In particolare, quello del 60% in questo caso era quello su Tesla con scadenza ottobre 2020. Al contrario, ci sono anche barriere un po' più aggressive, come possono essere quelle dell'80% su Enel, che però è un titolo molto meno volatile di Tesla, in questo caso scadenza aprile 2021. E anche in questo caso, cosa succede? Se Enel nel prossimi 18 mesi non perde più del 20% rispetto al suo valore di riferimento iniziale, ovvero non scende sotto i 5,4136 punti, alla scadenza si percepiscono 109,42 euro su un prezzo di emissione di 100 euro, quindi con un bonus del 9,42%. Questo è il funzionamento in generale. Poi, se c'è qualche titolo che vogliamo approfondire, ben venga. Ma allora, diciamo che partiamo dagli estremi, quindi da quello che è un po' il titolo che rappresenta volatilità sul mercato e nello stesso tempo anche la barriera più bassa, quindi ci testimonia come a una maggiore volatilità si riesca evidentemente a costruire qualcosa di un po' più difensivo o viceversa, se si volesse tenere la barriera più alta, si andrebbe a puntare ad un premio ancora maggiore. In questo caso il certificato che andiamo a vedere è legato al titolo Tesla, Tesla che oggi si muove in territorio leggermente positivo, almeno l'avevo lasciata così, adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio che io vada a controllare il prezzo, poi tu magari adesso ci puoi raccontare il funzionamento di questo certificato. Naturalmente ricordiamo che
A distanza di qualche giorno dalla quotazione è disponibile anche una scheda post emissione. Nei primissimi giorni invece è possibile consultare le caratteristiche sul KID, quindi il documento contenente le informazioni chiave. Nel frattempo, per ora ci affidiamo a queste due tabelle che comunque ci raccontano tutto quello che ci serve per andare a vedere il prodotto. Sì, allora in particolare questo è quello a cui facevo riferimento prima, cioè un certificato su come sottostante azione Tesla Motors e con barriera posta al 60%, dove avevamo avuto una rilevazione iniziale in data 10 ottobre, quindi in quel momento Tesla valeva 244,74 dollari. Quindi la barriera posta al 60% del valore di riferimento iniziale equivale ad un livello di 146,844 dollari. Questo è il valore chiave da tenere in mente, perché come funziona questo titolo? Ha una scadenza che è il 12 ottobre 2020, quindi circa un anno. 2 giorni lavorativi prima della scadenza viene rilevato il valore di Tesla. Se questo valore è maggiore o uguale a 146,844 dollari, il certificato rimborsa 113,81 euro, quindi una performance del 13,81% rispetto al prezzo di emissione. Anche qualora Tesla dovesse perdere il 30-35%, comunque sia, c'è un premio del 13,81%. Il certificato, ecco, volevo sottolineare questa caratteristica che è comune a tutti, alla maggior parte dei certificati che hanno come sottostante un titolo denominato in dollari statunitensi, è dotato di una caratteristica di un'opzione che si dice quanto, cioè il certificato comunque sia rimborsa in euro ed è negoziato in euro. Quindi l'investitore, anche se il titolo è in dollari statunitensi, non è esposto al rischio legato all'andamento del tasso di cambio. Quindi per questo titolo in particolare, si scommette, in ogni tanto c'è, si ha una view su Tesla, tale per cui fra un anno si pensa che Tesla non perda più del 40%. Allora in questo caso si ottiene il bonus. Ovviamente nel caso in cui Tesla dovesse registrare anche una performance del più 30%, noi siamo, diciamo, cappati a questo 13,81% di performance. Quindi quello è il nostro bonus, sia che l'azione registri una performance positiva maggiore del bonus, sia che registri una performance negativa, ma entro il livello barriera. La barriera, ripeto, è osservata unicamente 2 giorni lavorativi prima della data di scadenza. Quindi non importa quanto vale Tesla durante la vita del certificato, quello che conta è che al 2 giorni lavorativi prima della scadenza il titolo Tesla abbia un valore maggiore o uguale a 146,844 dollari statunitensi. Ok, questo è il funzionamento, quindi prezzo attuale di acquisto, siamo intorno al nominale 100,75, Tesla è leggermente negativa, perde lo 0,30, quindi siamo comunque nell'area dei 256 dollari, e quindi siamo al di sopra. Allora, ci sono due cose a mio avviso comunque interessanti da considerare assieme. Anzi, sono tre. La prima è quella che hai detto tu, ovvero che il certificato è caratterizzato da questa opzione quanto, che permette quindi di acquistare in euro e rimborsare in euro. La seconda che vedo è che Tesla dall'avvio, quindi dall'emissione, ha guadagnato circa il 5%, qui poco meno, mentre il certificato è ancora acquistabile sul nominale. Quindi questo è comunque un entrare praticamente leggermente a sconto rispetto a quella che è stata la performance. L'altra cosa che volevo condividere era invece dal punto di vista grafico, perché io sia posso essere d'accordo assolutamente con Giuliano che dice che per Tesla un anno è un'enormità, però c'è da dire anche che chiaramente questo rappresenta il certificato su cui andare ad investire quella parte di capitale destinata tipicamente agli investimenti un pochino più aggressivi. Nell'ultimo anno, quindi a partire da oggi, a tornare indietro, il minimo è stato fatto a 178 dollari, 178,97, e se torniamo ancora un po' più indietro, corrispondono anche ai minimi che erano stati fatti a novembre 2016. Quindi l'area dei 178-180 dollari non è un'area di poco conto. Se consideriamo che la barriera è ancora al di sotto
sotto, cioè qui esattamente in corrispondenza del minimo fatto nel febbraio 2016, quindi a 146, al momento, insomma, per quanto ovviamente sia abbondante un anno di investimento su Tesla, è altrettanto vero che è un titolo che vive di alta volatilità, ma che tutto sommato questi livelli qui giù li potrebbe andare a toccare e eventualmente a rompere solo qualora, insomma, si concretizzasse un vero e proprio fallimento di quello che è un po' l'attività anche a livello di consegne rispetto a quelli che sono gli ordini delle varie Model 3 e tutto il resto che chiaramente tiene in piedi. Naturalmente Tesla divide sempre, lo so benissimo, c'è chi è affascinato, c'è chi è scettico, però qui abbiamo un'opportunità e di conseguenza come tale può essere eventualmente considerata. Insomma, una barriera a 146 vuol dire tornare esattamente qui sui minimi del febbraio 2016, prima abbiamo comunque un supporto statico discretamente valido che è quello in area 178-180. Quindi 13 punti 80 a un anno per chi vuole provare su Tesla. Andiamo invece a vedere naturalmente situazioni un po' meno ballerine a livello di sottostante, naturalmente qui c'è un po' per tutti i gusti, a partire da Fiat Chrysler piuttosto che Telecom Italia, che sembra aver ritrovato leggermente, insomma, un po' di positività. Qui abbiamo una barriera 0,42,59, o ancora per chi volesse eventualmente guardare a qualcosa di più tranquillo su una scadenza aprile 2021, una barriera 10,94 su Eni per un bonus di 7 punti e 70. Insomma, la proposta è ben assortita, c'è un po' di tutto sia sulla scadenza di un anno che di un anno e mezzo, insomma, ci sono diversi titoli. Naturalmente invito eventualmente anche a considerare l'ipotesi di guardare a questo genere di strumenti, ovvero a dei bonus cap in ottica di consolidamento delle performance. Qui provo eventualmente a condividere un pensiero che naturalmente poi starà a ciascuno di voi valutare se possa avere un senso o meno. Stiamo parlando dei certificati bonus cap, che ricordiamo hanno una barriera osservata esclusivamente a scadenza per quello che riguarda le emissioni di Banca IMI, mentre per il resto del mercato bonus cap non necessariamente corrisponde a una barriera esclusivamente osservata a scadenza. Dicevo quindi che per quanto riguarda il certificato Banca IMI, adesso andiamo a vedere, ecco, volevo vederlo assieme, questo su Enel ha una barriera 5,4136, quindi praticamente attualmente è una distanza di circa il 20% perché siamo esattamente sullo strike. Allora, se terrà questa barriera alla scadenza di aprile 2021, avremo un rimborso di 100 più 9,42, quindi 109,42. Viceversa, se Enel andrà sotto la barriera dell'80%, si perderà esattamente quanto Enel. Partiamo dal presupposto che in questo momento quota esattamente sulla linea, cioè abbiamo Enel più o meno sullo strike e il certificato si acquista leggermente sotto la pari. Ora, quale potrebbe essere lo spunto operativo che voglio condividere? Ipotizzando di aver acquistato Enel nei mesi scorsi e di conseguenza di essere in questo momento in guadagno, perché se guardiamo dal punto di vista grafico, abbiamo Enel che è ai vertici di una salita che ininterrotta partita da settembre scorso, dove quotava circa 4,30 euro e adesso è arrivata a 6,80, quindi ha realizzato un guadagno di oltre il 50%. Ora, chi dovesse avere Enel in portafoglio si trova necessariamente in guadagno, perché se l'ha comprata nei mesi scorsi, per forza così deve essere dal momento che è sui massimi, e quindi in questo momento c'è il dubbio se tenerla o meno. La tengo in portafoglio e il rischio che un'eventuale correzione tecnica mi comprometta guadagno e chissà forse anche capitale, o me la vendo e poi mi mangio i gomiti se continua a salire. Diciamo che un'opportunità è offerta proprio da questo strumento. Perché? Perché io al momento lo potrei acquistare nell'area del nominale, un'eventuale correzione tecnica nell'ordine del 20% non mi andrebbe ad intaccare il guadagno, né tantomeno il capitale, anzi mi darebbe un ulteriore 9,42 di rendimento, fino alla barriera dei 5,41 euro, che se andiamo a guardare praticamente vuol dire arrivare più o meno qui al di sotto dei livelli di aprile 2019. Quindi fino a meno 20 continuo a portare a casa il 9,42 e sono protetto nel capitale. Oltre il meno 20 perdo la protezione
E a questo punto mi aggancio alla performance negativa di Enel. Ma se io il titolo già ce l'ho in portafoglio, praticamente è un po' come rinunciare al dividendo che Enel pagherà prossimamente per avere in cambio un'ampia protezione insomma, una protezione del capitale 20% su un titolo così ben intonato potrebbe essere un'ampia protezione. Quindi questo poteva essere anche uno spunto sulla nuova emissione su Enel. Comunque vi invito a verificare se in questa selezione c'è qualcosa di vostro interesse e a quel punto, insomma, andare a trovare la soluzione più interessante. Alessandro, io direi, se sei d'accordo, facciamo un passaggio sull'analisi dinamica, quindi su ciò che è già in quotazione e quindi che sta arrivando in particolare vicino alla scadenza, perché comunque il 4 novembre andranno in scadenza questi 8 bonus cap. In particolare, lo possiamo vedere, il prezzo per questi certificati è tendenzialmente superiore alla pari, quindi non offre upside, non offre rendimenti potenziali per tre di questi 8 certificati. Ce ne sono due che in questo momento offrono qualche spunto, qualche margine, però a patto di accettare il brivido, cioè il rischio di una rottura della barriera. In particolare mi ha attirato nella giornata di oggi, anche per effetto di questo rialzo mattutino che poi si sta assorbendo parzialmente nel pomeriggio, mi ha attirato questo certificato bonus cap legato al titolo Fiat. Ti chiederei brevemente il racconto del funzionamento, anzi approfittiamo, apriamo anche la scheda post emissione e poi lo andiamo a vedere nell'analisi rischio-rendimento, e questa è una risposta a Giuliano che tipicamente chiede situazioni di breve. Forse non so se questa è addirittura troppo breve, ma comunque vediamola. Sì, allora, questo è un bonus cap che era stato emesso a maggio 2018. Anche questo, come nuova emissione, tra l'altro durava 18 mesi. In questo caso, al momento dell'emissione, il titolo, il sottostante, valeva 18,588 euro. E aveva una barriera al pari al 70%, ovvero il livello barriera è pari a 13,0116 euro. Se alla scadenza, ovvero 2 giorni lavorativi prima della scadenza, in questo caso è il 4 novembre, quindi la rilevazione, considerando che il 3, il 2 e l'1 siano festivi, dovrebbe essere qua a fine ottobre. Se l'azione sottostante, quindi se Telecom dovesse trovarsi ad un Fiat. scusate, Hai trasformato. dovesse trovarsi un valore inferiore al livello barriera, quindi sotto i 13,0116, se dovesse trovarsi al sotto di questo valore, si perde come se si fosse investito in Fiat alla data di maggio 2018. Nel caso in cui invece il sottostante dovesse essere maggiore o uguale a 13,0116, allora il certificato rimborsa 110,55 euro. Non importa il prezzo a cui si è acquistato il certificato o cui si acquista il certificato, il rimborso sarà pari a 110,55. Confermo che la valutazione sarà appunto il 31 ottobre come data di riferimento. Allora, Alessandro, diciamo, ti vengo immediatamente sotto Sì, il perché livello barriera scorretto, perdono per essere no, stato ma superato. semplicemente no, ma ne approfittiamo per ricordare che il 20 maggio 2019 Fiat ha distribuito un dividendo straordinario. Pertanto, quella barriera che inizialmente era di 13,01, come vedete qui dalla documentazione disponibile sul sito, è stata fatta un'operazione straordinaria sul capitale con l'assegnazione del dividendo straordinario, e pertanto quello strike e i livelli barriera sono stati rettificati al ribasso, come vedete qui. Quindi, di conseguenza, quello che prima era 13,01 adesso è diventato 11,74. Quindi, per spiegare che non era un errore nella scheda post-emissione, ma che effettivamente post-emissione c'era quel livello strike e quel livello barriera, adesso invece è stato tutto rettificato verso il basso a seguito dell'assegnazione del dividendo straordinario. Quindi 16,78 è il livello di riferimento iniziale, la barriera 11,74, e quindi qua diventa più interessante perché viceversa 13,01 sarebbe stata da recuperare. Da poco. Qui invece
Ce l'abbiamo, Sì. no, vabbè, naturalmente io non l'avevo condiviso con te, Alessandro, prima, e quindi tu sei andato a leggere, ma giustamente le valutazioni le avevo fatte io precedentemente. Allora, per questo certificato in particolare, quindi abbiamo attualmente un prezzo di acquisto di circa 101,90, proprio il prezzo poco fa era 101,90, con rimborso a 110,55. Quindi ci sono circa 9 punti percentuali di rendimento da conquistare alla scadenza se il 31 ottobre in chiusura siamo al di sopra di 11,74. Giustamente Michele fa notare venerdì scambiava a 96, ma sì, perché adesso siamo talmente tanto sotto scadenza e a ridosso della barriera che il delta, cioè la reattività di questo certificato, è estremamente alta in questa fase. Quindi attenzione, perché da una parte chiaramente se Fiat dovesse scendere si avrebbe un rapido deprezzamento del certificato. Viceversa, anche il solo passare del tempo con Fiat più o meno stabile ci darebbe modo di guadagnare anche abbastanza rapidamente. Questo perché il margine, come abbiamo detto, è molto elevato. Quindi certificato per chi ama le emozioni forti e soprattutto, attenzione, naturalmente questo è un qualcosa a cui bisogna guardare, il premio che attualmente si paga rispetto alla componente lineare. Cioè cosa vuol dire? Se ad esempio Fiat scendesse del 10% andando a 10,97 per la data di rilevazione finale, il rimborso a 65,36 comporterebbe una perdita del 36%. Noi oggi quindi abbiamo da una parte un rendimento potenziale di circa il 9, dall'altra, attenzione, un premio di circa il 25. Quindi non è proprio quelle situazioni che, insomma, di equilibrio o di rapporto 1 a 2, ma c'è anche da dire che mancano esattamente 10 giorni, venerdì e sabato e domenica inclusi, più, insomma, è evidente che stando in questo momento al di sopra della barriera il premio è più elevato. Comunque ricordiamo 11,76, o meglio 11,74,63 per quanto riguarda la barriera, 12,0228 l'attuale prezzo e il certificato che scambia in questo momento, lo andiamo a vedere assieme sul prezzo lettera direttamente, quindi possiamo vederlo magari più o meno anche. Copia e incolla, escono sempre cose. Allora, vediamo un po' se riesco a vederlo assieme. Lo vediamo anche in diretta a 101,45 con quindi un buon 10% di rendimento, quasi 9% abbondante da portare a casa. Quindi questa era la prima situazione su Fiat, naturalmente ideale solo se si ha un'aspettativa positiva sul titolo Fiat. Altra situazione che potrebbe essere da guardare è questa sul Banco BPM. In questo caso abbiamo una barriera 2,12 e 40, quindi 2,12 e 38. Banco BPM quota in questo momento 2,14 e 70, quindi siamo circa un punto al di sopra. Il rimborso per questo certificato è 112,60, il certificato quota intorno al nominale, quindi 12 punti e 6 se Banco BPM rimane al di sopra dei livelli attuali. Se va sotto, anche in questo caso naturalmente c'è un bel po' di premio da pagare anche per questo certificato, quindi siamo in equilibrio sulla barriera. Sono due situazioni che, anche se Alessandro non ci piace mai parlare di scommesse quando facciamo questo genere di No, situazioni, che certo. sono investimenti, però devo dire che se si vuole effettivamente parlare di scommessa, ecco, queste a una settimana cominciano effettivamente purtroppo ad esserlo, cioè si può provare ad impostare qualche strategia, ma insomma il premio è molto alto e quindi potrebbe essere un po' più difficile comunque andare a fare una copertura. L'ISIN di questo sul Banco BPM, per chi lo chiede, è IT 000 533 2256. Insomma, il momento per i bancari è positivo, il Banco BPM lo è ancora di più, e quindi nell'ultimo periodo, questa, se si crede nella tenuta di questi livelli, è effettivamente una buona situazione. Allo stesso modo,
Anche qui vediamo come il 10 ottobre questo certificato fosse a 70 e 85, quindi in 11 giorni ha fatto una corsa incredibile, anche perché nel frattempo il Banco BPM nello stesso tempo è passato da 1,86 fino agli attuali 2,14. Quindi il delta, vedete, quando noi a volte parliamo di situazioni in prossimità della scadenza con il sottostante che sembra ormai lontanissimo. Questa è stata una di quelle situazioni che nel momento in cui eventualmente uno avesse aperto un'operatività con lungo certificato, quindi il certificato long, e contestuale copertura short, qui avrebbe portato a casa il massimo del risultato. Perché a fronte di un rialzo del Banco BPM da 1,86 a 2,11, 2,12, che pure non è una performance bassa, però il certificato da 66 è arrivato a 100, amplificando quindi le variazioni. Insomma, eccezionale situazione da seguire naturalmente in questo caso se si ha aspettativa, come dicevamo, positiva. Analizzando questa tabella c'è dell'altro, insomma, ad esempio vediamo come andando un pochino più sulle scadenze un po' più lunghe, 9 dicembre, Deutsche Bank, certo anche qui naturalmente bisogna avere fiducia nella tenuta, 7,2480 l'attuale valore di Deutsche Bank, 6,73 la barriera, 7,10 è il buffer, quindi la distanza percentuale da difendere, 9,75 il guadagno potenziale. Comunque si può ordinare questa tabella in due modi, lo ricordo, quindi lo andiamo a fare assieme, cliccando su buffer dalla distanza più ampia, quindi 50% di distanza, si può vedere bene come il rendimento potenziale sia allineato, anche se vedo qui ad esempio un 47,57. Per un 7,79, questo sai, Alessandro, se la batte un po' con la nuova emissione, eh? Stavo Eh sì. guardando. Sì, E questo diciamo questo. sarebbe una terza alternativa per chi vuole investire un po' sotto l'anno, visto che diciamo che un anno era un po' un tempo lungo per Tesla, questa comunque offre la possibilità di investire. Abbiamo un 8 mesi e mezzo, 9 mesi dalla scadenza, con una barriera molto conservativa. In questo caso abbiamo una distanza del 47-48%, quindi direi che il bonus è molto appetibile da questo punto di vista rispetto a una linea con Già. la nuova, solo con tempo, ovviamente qua prezzo un po' più alto, avendo una barriera molto più conservativa, però il tempo in questo caso gioca a favore perché parliamo di luglio 2020. Ma sai che rispetto alla nuova emissione, questo forse allora paga un po' meno, perché chiaramente rende in questo momento solamente potenzialmente, insomma, circa 8 punti. L'altro, se non ricordo male, 13,80 la nuova emissione, quindi Certo, rende 8 corretto. contro 13,80. Qui però abbiamo 4 mesi in meno e una barriera 134 contro 146. Ma sai che forse prima di andare sul nuovo, un giretto su questo sarebbe forse anche meglio, eh? Comunque, per chi Sì. chiede l'ISIN IT 00 53 78 416. Bello, questo mi piace veramente molto, anche perché una barriera a 134 è al di sotto dei minimi degli ultimi 7 anni, se non ricordo male, ma insomma graficamente siamo sicuramente su livelli molto lontani. Vedete, l'abbiamo trovata facendo semplicemente un ordinamento di questa tabella che è sul sito certificatiederivati.it nella sezione diretta di Banca IMI. E c'è questa tabella gratuita, è sufficiente cliccare su buffer, si ordina dalla distanza percentuale maggiore a quella minore e dove incontriamo qualcosa, un rapporto rischio-rendimento che ci piace, ecco che si è individuata una buona opportunità. Quindi per chi magari fa fatica chiaramente a trovare situazioni tra i tanti certificati che ci sono, questo è un buon filtro, un buon motore di ricerca con analisi di rischio-rendimento. Vedete, è quello più sbilanciato, no? In assoluto, perché poi per trovare un rendimento del 7% bisogna andare, ecco, scendere qui su Twitter, altro titolo chiaramente molto volatile, o di nuovo Tesla.
In questo caso scadenza aprile 2020, però la barriera sale a 168. Questa, insomma, comincia a essere un po' più per chi ha aspettative positive. Insomma, questa è l'analisi dei bonus cap. Naturalmente vi invito eventualmente ad ordinare la tabella anche al contrario. Perché? Perché qui si possono trovare le situazioni come quella che vi ho raccontato poco fa, ovvero cercare di cavalcare un eventuale rimbalzo sostenuto per andare a sfruttare il delta che si va a generare, quindi il delta maggiore che si va a generare nell'acquisto del certificato rispetto al sottostante. In particolare adesso vediamo tra i certificati che in breve scadenza, 4 novembre, direi che c'è veramente ormai poco da fare, ci vorrebbe un po' un miracolo. Però invece Ferragamo sulla scadenza luglio 2020. Questo potrebbe non essere male, perché comunque è un certificato che vediamo, proviamo a vederlo assieme qui nell'analisi di scenario. Quindi in questo caso dobbiamo recuperare la barriera, quindi la barriera è a 17 e abbiamo Ferragamo a 16, quindi c'è da recuperare la barriera. L'analisi di scenario ci racconta di un premio implicito sulla lineare di 8 punti e 30. Quindi si parte dal presupposto che a parità di sottostante, purtroppo l'operazione porta a una perdita, però al rimbalzo di Ferragamo, quindi andare 16 e andare verso 17, si beneficia di un effetto amplificatore delle performance, quindi di un delta maggiore che ci porta, ad esempio, a fronte di un più 10, a guadagnare il 35, ma in realtà il 35, che è il massimo rimborso possibile dato anche dal cap, lo si raggiunge anche prima del 10%, perché è sufficiente arrivare a 17, quindi da adesso mancano 1 euro, un 6%. Quindi a fronte di un 6 di Ferragamo si guadagna il 35. È interessante anche questo. Guardiamo un attimo Ferragamo da un punto di vista grafico, come è posizionata, anche per avere un'idea. Beh, siamo insomma, in un trend evidentemente negativo, siamo proprio sui minimi. Dobbiamo vedere come si comporta qui nell'area dei 15,97, quindi dove ci troviamo adesso, anche se sul giornaliero ha fatto un minimo inferiore, perché ha fatto oggi ad esempio 15,81. Andiamo a vedere sull'intraday. Ecco, oggi ha rotto il minimo, ma sta provando a chiudere sopra. Non sarebbe male una tenuta di questo livello, perché è un po' di candele che sbatte qui sui 16. Se riuscisse a tenerlo, potrebbe effettivamente rimbalzare, a quel punto un riavvicinamento ai 17 lo farebbe correre un po' di più. Naturalmente in questo momento è chiaro che il titolo non è improntato positivamente, però la scadenza qui è un po' più lunga e quindi abbiamo una scadenza a luglio 2020. Allora, Giuliano Ferragamo a tutti che vanno short, sì, per carità, ma infatti se sta scendendo un motivo pure ci sarà. Detto questo, come al solito, noi dobbiamo cercare di sfruttare, per quando utilizziamo i certificati, dobbiamo cercare di sfruttare una componente che non è solo quella del prezzo rispetto al sottostante, ma anche una componente di volatilità. Cioè, se noi andiamo a guardare la volatilità di Ferragamo e in particolare la volatilità implicita, vediamo come in questo momento sia esattamente sui massimi degli ultimi mesi. Ecco, era da agosto, c'era stato questo picco, ma qui ad agosto era sceso un po' tutto e quindi la volatilità era salita. Ora da sola Ferragamo sta al 33% di volatilità implicita. Sarebbe sufficiente un ritorno della volatilità verso i 23-24, quindi almeno da questa parte qui, per consentire a Ferragamo di riapprezzarsi. Quindi quando si utilizzano certificati con barriera, sarebbe utile anche fare un'analisi sulla volatilità, proprio per sfruttare questo effetto che porta i prezzi del certificato a deprimersi ulteriormente rispetto ad un incremento di volatilità. Comunque, insomma, questo era un altro spunto che eventualmente può essere preso in considerazione. Alessandro, tu puoi aggiungere qualcosa sui bonus? Nulla se non il fatto che questa analisi mi permette anche di ricordare che è vero che noi introduciamo sempre magari la novità, quindi quelli che sono entrati in quotazione da poco, ma in realtà l'offerta di Banca IMI dura per tutta la durata del certificato, quindi
ci sono soluzioni interessanti, magari su emissioni di un anno, 2 anni fa, che risultano interessanti oggi. E in ogni caso, per questa particolare tipologia di certificati, su cui non è esistito in precedenza un mercato primario, ma che vengono quotati direttamente sul mercato, sul Selex di Borsa Italiana in questo caso, c'è sempre Banca IMI che fa dei prezzi in bid e in offer, e quindi è sempre possibile sia acquistarli che rivenderli per tutta la vita del certificato. Questo volevo un attimo precisarlo, che è una cosa molto importante. Non c'è interesse solo per la novità, ma tutta la gamma di certificati è disponibile e permette di andare incontro alle differenti esigenze di investimento e delle opportunità che poi effettivamente si creano. Guarda, hai fatto benissimo a ribadirlo. Tra l'altro, ricordiamo sempre, per chi eventualmente, insomma, volesse cercare di avere un pochino più di chiarezza, che gli strumenti di Banca IMI naturalmente sono anche quelli quotati sul TLX, che passano attraverso una fase di collocamento tipicamente e magari sono i vari capitale protetto piuttosto che gli Express Plus. Insomma, ci sono tante strutture di Banca IMI che sono molto molto interessanti, vengono proposte per la rete, per il private e poi vanno in quotazione sul mercato secondario. Queste possono effettivamente talvolta avere una mancanza di prezzo lettera. Perché? Perché sono proposte che sono state emesse sulla base di un collocamento. Ad esempio, adesso guardando questa semplice tabella estrapolata dal sito di Banca IMI, vedete che ci sono addirittura certificati con nominale 100.000 euro, cioè certificati che nascono quindi per una specifica esigenza, una specifica richiesta, non è certamente per il retail indistinto. Viceversa, tutto ciò che è, e questi tipicamente si riconoscono anche dall'inizio del codice ISIN, che è identificato normalmente con XS, non è una regola fissa, ma insomma, diciamo che tipicamente hanno l'XS nel codice ISIN. Quando invece andiamo a vedere quelli che fanno il listing diretto, quindi che vengono direttamente quotati in borsa e non passano attraverso la fase di collocamento, qui abbiamo tipicamente un ISIN IT. E questi, lo possiamo vedere anche qui dal sito, lo sto scorrendo adesso, vedete che non hanno mai una assenza di prezzo lettera. Salvo che magari ci sia stata talmente tanto interesse che non ci sia più carta, non è neanche possibile riemetterli. Però sono sites che il market maker riesce sempre ad assorbire e quindi qui c'è sempre un denaro e una lettera in via continuativa. Tra l'altro, lo si può vedere anche qui, a livello di spread denaro-lettera siamo nell'ordine dei 0,7 basis point, quindi cioè 0,70 punti percentuali, 70 basis point, quindi anche inferiore a quell'1% che siamo soliti osservare sul mercato. Quindi, Alessandro, mi sono agganciato alla tua considerazione perché magari può essere utile anche Certo. riconoscerli i prodotti, no? Sì, certo. Poi come dicevi giustamente tu, adesso non è una regola ferrea che i nostri iniziano per IT, c'è qualche collocamento che ha utilizzato un ISIN IT, ma per la maggior parte, come dicevi tu, già utilizzare, distinguere quell'XS, già sappiamo già per certo che non sono stati oggetto di listing diretto in questo periodo, a meno per Banca IMI in questo periodo, ecco, diciamo. Esatto. Allora, intanto rispondo ad Attilio, dove può trovare la volatilità senza avere Bloomberg? Allora, diciamo che la volatilità tendenzialmente quella storica si riesce a trovare un po' più facilmente anche su qualche quotidiano piuttosto che qualche sito online. Però quando si parla di certificati con barriera sarebbe sempre meglio guardare la volatilità implicita, anche perché sappiamo che è quella più immediata, si muove in maniera più immediata e i prezzi dei certificati si muovono in base a quello. In particolare per Attilio, che comunque dovrebbe avere a disposizione il CedLab, se non ricordo male, e li trovi direttamente in CedLab. Quindi, ad esempio, io adesso non so se hai notato, ho cliccato sul sottostante, quindi sul titolo Salvatore Ferragamo, si apre una scheda prodotto con il minimo, massimo, qualche indicatore relativo ai prezzi e poi c'è il dividend yield, e questo chiaramente è molto importante anche per valutare i certificati, e la volatilità implicita viene aggiornata tutti i giorni. Quindi la puoi trovare praticamente qui all'interno del CedLab, che già, se ricordo appunto bene, utilizzi. Quindi, senza che la vai a cercare in giro, la trovi direttamente qui per tutti i sottostanti. Viceversa,
online, insomma, bisogna trovare qualche sito che riporta qualche dato un po' più diciamo tecnico. Come si legge la volatilità? Allora, per rispondere a questa domanda, tendenzialmente sappiamo che ha un incremento della volatilità, cioè delle oscillazioni di un sottostante, tendenzialmente corrisponde un andamento più negativo. Questo perché? Perché di solito quando i titoli vengono acquistati lo si fa con una certa gradualità e non si compra proprio al meglio cercando di comprare a tutti i costi. Quindi le oscillazioni giornaliere o anche le oscillazioni tra un prezzo e l'altro, quando il sottostante tende a crescere, sono un po' più basse. Viceversa, quando c'è nervosismo, quando bisogna vendere a tutti i costi perché si cerca di scappare prima che affondi la barca, ecco, e allora quella è la situazione in cui le oscillazioni aumentano. Quindi si passa anche da un meno 5 a un rimbalzo del 4% il giorno dopo, per poi ricrollare del 6. Insomma, la volatilità in rialzo tendenzialmente corrisponde a un titolo che tende a scendere. Questo è normalmente avviene così e lo vediamo anche da questo grafico, dove su questo momento di picco di volatilità implicita, in questo momento abbiamo un prezzo tendenzialmente sui minimi. Ora, se si guarda ad esempio alla volatilità storica a un anno, o si rapporta la volatilità implicita a quello che è l'andamento dell'ultimo anno, si può prevedere quello che può essere un raffreddamento della volatilità o eventualmente un incremento, cioè un effetto che porta la volatilità a tendere verso la media di periodo. Quindi in questo momento abbiamo una volatilità che sull'ultimo anno è sui massimi, perché il massimo è stato fatto al 34% il 29 gennaio 2019, dopodiché è stato toccato nuovamente intorno a un 33, siamo effettivamente ora a un 33. Quindi da questi livelli si potrebbe effettivamente prevedere una resistenza, se passatemi il termine, dal punto di vista grafico del livello di volatilità a questi prezzi per tendere verso la media, quindi per scendere. Se questo dovesse verificarsi, tendenzialmente il titolo a quel punto tenderebbe a rimbalzare. Pertanto al momento abbiamo da una parte un livello di supporto statico importante nell'area dei 16, dall'altra una volatilità che ci potrebbe suggerire effettivamente un raffreddamento di questi livelli, quindi per quanto ovviamente siano sempre analisi perfettibili, insomma, effettivamente ci potrebbe essere più di un motivo per guardare con interesse. Poi, se si aggiunge la volatilità storica, si può fare una considerazione. In questo caso, ad esempio, su quello che è l'attuale momento di mercato, cioè il taglio al rialzo della volatilità implicita rispetto a quella storica ha fatto sì che in questa fase ci sia stata più negatività, cioè nell'ultimo anno la volatilità è stata inferiore a quella attuale e quindi anche in questo caso si potrebbe puntare quantomeno ad un nuovo test e quindi a un raffreddamento della volatilità. Insomma, questo non vuole essere assolutamente un segnale di acquisto su Ferragamo, però avendo lo strumento giusto che ci permette di sopravvivere perché la scadenza è luglio 2020 e anche una buona potenzialità di rendimento perché c'è un 36% da fare a fronte di un più 6, insomma, credo che l'analisi sia completa così. Dopodiché è ovvio, ognuno deve valutare in base a quello che è un po' il proprio sentiment. E quindi questo era per quanto riguardava i bonus cap. Allora, io direi abbiamo dedicato molto spazio ai bonus cap. Vogliamo fare velocemente un passaggio sui cash collect, Alessandro? Eh sì, va bene, assolutamente. Perché allora, giusto per rinfrescare un po' la memoria, anche se ormai sono convinto che tutti i nostri partecipanti conoscono bene i prodotti di Banca IMI, negli ultimi mesi sono stati messi anche dei cash collect, in particolare dei premium cash collect, quelli che noi chiamiamo come Banca IMI premium cash collect, sono dei cash collect particolari, per cui tutti i premi, premietti che vengono pagati nel corso della vita del certificato sono incondizionati, cioè non dipendono dal valore del sottostante. Quindi, cash collect, innanzitutto come funziona? Cash collect prevede che con periodicità o mensile o trimestrale o semestrale si vada a vedere il valore del cioè il certificato paghi dei premi. Questi premi possono essere o condizionati, scusate un attimo di rumore, adesso, okay, grazie mille.
possono essere sia condizionati che incondizionati. Condizionati quei premi il cui valore dipende dall'andamento dell'attività sottostante, mentre invece condizionati vuol dire che vengono pagati, vengono corrisposti indipendentemente dal valore dell'attività sottostante. Di solito cosa avviene? Che nei cash collect classici di Banca IMI, per i primi periodi, magari i primi 3 mesi, i primi 4 mesi, vengono corrisposti le cedole dei premi incondizionati e poi successivamente si va a vedere quanto vale il sottostante per determinare se viene pagato o meno il premio. Per invece l'ultima emissione, e anche per un'emissione di maggio, invece, cosa abbiamo previsto? Abbiamo previsto che tutti i premi intermedi vengono corrisposti anche se il sottostante dovesse trovarsi al di sotto del livello barriera. Solo alla scadenza si va a vedere se il sottostante è maggiore o inferiore al livello barriera. Allora, in questo caso poi funziona come un bonus, nel senso che se è maggiore o uguale a livello barriera viene pagato il 100 euro del prezzo di emissione più un ultimo premio. Altrimenti si perde come il sottostante. Questo per fare un po' la panoramica di questa tipologia di strumenti. Oltre a quella di settembre di emissione, c'era anche, mi sembra, una appunto a maggio, se non mi sbaglio, oppure se a luglio. Adesso non mi ricordo bene esattamente l'emissione, forse a luglio, era fine giugno, inizio luglio, che prevede dei premi incondizionati trimestrali, per cui un premio dovrebbe capitare proprio qua a dicembre, potrebbe essere interessante da questo punto di vista. Ma anche questi, appunto, questi qua, dove siamo? Sì, questi qua, anche qua a settembre, premi trimestrali che vanno quindi come primo premio incondizionato qua a dicembre. Potrebbe essere interessante. Sicuramente, anche perché questi naturalmente rispondono più a un'esigenza di chi ha, ad esempio, bisogno di recuperare minusvalenze, perché ecco, anche una differenza sostanziale tra i bonus cap e i cash collect e quindi anche i premium è che i bonus cap ci pagano un unico premio alla scadenza, di conseguenza, se ad esempio io volessi consolidare un guadagno, comunque utilizzare il guadagno nel durante, non riuscirei. Perché? Perché dovrei vendere il certificato per portare a casa il rendimento. Viceversa, con i cash collect, in particolare con i premium, la cedola mi arriva senza che il prodotto venga rimborsato o venga venduto. Quindi praticamente riesco a utilizzare questi premi per la compensazione. E rispondendo a Daniele, che chiede anche i premi incondizionati, per quella che è la normativa vigente e l'utilizzo prevalente dell'interpretazione fiscale sui certificati, anche i premi incondizionati concorrono alla compensazione delle minusvalenze. Il principio è quello legato alla, diciamo, finalità del capitale, o meglio, alla protezione del capitale a scadenza. Io posso anche ottenere dei premi incondizionati nel durante, però poi se il capitale non è garantito, non è protetto a scadenza, io mi trovo con il rischio di poter subire le perdite. Pertanto, tendenzialmente si utilizzano anche questi. Naturalmente, questa è una interpretazione fiscale vigente. Vi porto naturalmente quello che è la situazione del mercato, è un punto di vista, è un parere che sto esprimendo io, ma non è scritto chiaramente in nessun prospetto, perché non è ovviamente l'emittente che decide come devono essere compensati. Questo anche un po' per rispondere a volte a qualche domanda, si pensa che sia l'emittente che decide se i coupon devono essere utili per la compensazione. No, è la banca presso la quale avete il dossier titoli, pertanto non c'entra nulla Banca IMI in questo senso. Va bene, allora, quindi questi per i primi on cash collect, ci sono ben 127 certificati della tipologia cash collect. Potete anche in questo caso provare a utilizzare il motore di ricerca che è sul sito bancaimi.prodottiequotazioni.com. Vedete come sia possibile quindi andare a fare una ricerca, ad esempio, anche per sottostante piuttosto che per scadenza o ancora per distanza dalla barriera. Quindi interessante può essere in questo caso andare a utilizzare anche questo. Vedete, c'erano 172 certificati, ho selezionato solo quelli su Fiat Chrysler. Qui abbiamo Fiat con livelli barriera, ad esempio a 9,91 piuttosto che 8,67 o ancora 8,16, quindi molto molto distanti, e premi trimestrali di 2,12, 1,57, 2,1, quindi premi anche dell'8 e passa per cento annuo. Quindi sui cash collect
classici o premium con i premi incondizionati, c'è effettivamente molto materiale per poter lavorare. Allo stesso modo, così come abbiamo fatto con la tabella dei bonus cap, possiamo fare anche con la tabella dei cash collect, che è disponibile sempre sul sito certificatiederivati.it nella sezione dedicata ai prodotti Banca IMI, e qui l'analisi dinamica viene ordinata innanzitutto per la prossima data di valutazione, quindi ad esempio c'è questo certificato su Bayer che andrà in valutazione domani. Servono i 52,80 euro di Bayer per ottenere il premio, e attualmente siamo a 65,38, quindi questo verrà con tutta probabilità pagato, e poi si entra nella scheda e si va a verificare eventualmente se ci sono situazioni interessanti. Dopodomani, 24, invece, andranno in osservazione questi cash collect, e anche qui qualcosa da guardare c'è, perché ad esempio su Telecom Italia abbiamo un'altra situazione in equilibrio rispetto ad esempio alla barriera, perché questo certificato scadrà il 29 novembre 2019, attualmente quota 93,75. Abbiamo la barriera 0,51,54, attualmente siamo a 0,54 circa, e qui c'è un premio ancora di 0,55 da incassare a ottobre più l'ultimo di novembre, e una protezione che agisce quindi fino a 51,54. Quindi ci sono in tutto 1,10 punti di coupon più altri 6,5 punti di rendimento, sono 7,70 punti. Se Telecom rimane al di sopra della barriera di 51,54 per la data di rilevazione. A questo punto 27 novembre sarà, Alessandro? Normalmente 2 giorni lavorativi, prima adesso non so il giorno 29 novembre che giorno è, vediamo. 29 venerdì, quindi sì, sarà giovedì, Perfetto. mercoledì 27. Quindi mercoledì 27 per questo, anche questo suscita la vostra attenzione, mi chiedete l'ISIN, quindi lo do volentieri, IT000, quindi i soliti tre zeri, 533 4211. Questo per quanto riguarda i cash collect. Comunque, come vedete, io in realtà, quando facciamo questi appuntamenti webinar, mi limito ad utilizzare assieme a voi questa tabella, il che chiaramente non vuol dire che insomma si possa fare totalmente in autonomia. Un confronto è sempre opportuno, però, come vedete, con queste tabelle di analisi dinamica si possono andare a reperire situazioni interessanti sia sul breve che eventualmente anche su scadenze un po' più lunghe. Quindi vi invito, ripeto, a utilizzarla, anche perché è gratuita e aggiornata quotidianamente sui prezzi sia dei titoli che dei certificati. Quindi insomma, cerchiamo di sfruttarla il più possibile. E, Alessandro, allora siamo in chiusura. Vogliamo ancora una volta ricordare, ad esempio, qualcosa? Vogliamo ricordare l'appuntamento con la Tole Expo, e naturalmente, se Sì, vuoi aggiungere qualsiasi altra cosa. visto che abbiamo parlato di date, che poi, perché noi abbiamo poi il numero verde di Banca IMI che è l'800996699, a cui diamo poi dei chiarimenti sui nostri certificati spiegando come funzionano e rispondiamo alla fine, sono alla fine anche, potete trovare anche me probabilmente a rispondere al telefono. E molte domande che arrivano proprio sulle date di pagamento premi e su quanto prima è necessario acquistare o vendere il certificato per avere diritto a ricevere il premio. Consideriamo che non esiste una regola generale per tutti gli emittenti, però posso dirvi per quanto riguarda Banca IMI, per aver diritto a ricevere il premio bisogna acquistare il certificato entro 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento. Quindi, se lo acquistate a T-3 rispetto alla data di pagamento, avrete diritto a ricevere il premio relativo a quel mese o a quel trimestre. Altrimenti non avrete diritto a ricevere il premio, però questo cosa comporta? Ovviamente che avete acquistato il prodotto ad un prezzo che sconta già il premio. Quindi esiste comunque un'equivalenza finanziaria,
però mi sembrava giusto, visto che ci sono molte domande su questo punto, approfondire questo tema. Anche perché questa informazione riguarda più il mercato secondario, quindi il mercato di borsa, il SEDEX, e non trovate questa informazione scritta nella documentazione legale nelle condizioni definitive, che riguardano solo la struttura del certificato. Potete invece trovarla sulla scheda post-emissione, sotto la tabellina di pagina 2, dove c'è un asterisco per la data di pagamento, in cui viene specificato che il certificato deve essere acquistato 3 giorni lavorativi prima della data di pagamento per ricevere il relativo premio. Hai fatto Solo benissimo. questa. Questa, no, no, questa è una delle domande più ricorrenti, tra l'altro, e quindi comunque in questo caso la regola è abbastanza semplice. Data di pagamento, ad esempio, 30 ottobre, il 29 ottobre sarà la data di registrazione, la cosiddetta record date, 28 è la ex date, e questo per fortuna vale per tutti, perché giustamente detto non c'è una regola precisa, non c'è purtroppo una regola precisa su dove mettere la record date rispetto alla data di pagamento, però almeno invece una volta che abbiamo la record date sappiamo per certo che la ex date è il giorno precedente, e quindi per fortuna questa è una regola univoca. Pertanto 30 pagamento, 29 record date, 28 la data di stacco, e quindi correttamente l'ultimo giorno utile è il 3 giorni prima da pagamento, quindi il 27. Questo per essere allineati perfettamente. Il cash collect su Telecom ha delle cedole a memoria. Ecco, questa magari è un'altra cosa che possiamo chiarire un po' su quello che sono abitualmente i vostri prodotti, Alessandro, sulla memoria. Sì, allora sull'effetto memoria, Sì, esatto. sì, no, esatto. Allora, noi abbiamo sicuramente come emittente ci sono delle strutture che avevamo fatto con effetto memoria. Per il momento, diciamo, per questa tipologia di certificati che vanno in quotazione diretta, non è ancora stato previsto un effetto memoria, quindi non abbiamo ancora fatto questa tipologia di strutture. Sul mercato sono presenti, Banca IMI ne fa perché sono stati oggetto frequentemente di mercato primario, quindi è possibile comunque trovarle anche sul secondario, previa verifica che ci sia un prezzo lettera. Non è detto che in futuro potremmo fare anche noi strutture con l'effetto memoria, cioè quell'effetto che permette di recuperare eventuali premi non corrisposti precedentemente. Ok, no, ma questo in particolare ti ringrazio, anche perché riguardava in particolare questo su Telecom, che si chiedeva se effettivamente c'era la memoria, dal momento che negli ultimi mesi effettivamente vediamo come da aprile non sia stato più pagato il premio, e quindi chiedevano se effettivamente c'era No, anche questo montante di cedole rimaste in memoria. Non, per, quindi non c'è. Va bene. Allora, direi che siamo arrivati in conclusione. Naturalmente io vi ricordo, per tutti quanti fossero arrivati nella seconda parte del nostro webinar, che per chi fosse a Milano ci sarà la possibilità dopodomani di incontrarsi alla Trading Online Expo 9:45 con Banca IMI per parlare di macroeconomia, in particolare grazie alla ricerca di Ufficio Studi di Ricerca di Intesa San Paolo, con una prima parte, e poi un viaggio attraverso i certificati con me e Alessandra Annoni, e quindi l'opportunità di incontrarsi direttamente a Milano e potersi conoscere. Poi naturalmente ci sarà anche Alessandro allo stand per chi non potesse partecipare alle 9:45. Ok, Ale, certo. Sandro, ti ringrazio. Vuoi concludere con qualcosa? Mi No, sembra voglio abbastanza solo chiaro. ringraziare ovviamente tutti i presenti, ringraziare te per Paolo, e allora ci vediamo questa settimana. Ormai mercoledì e giovedì sono vicini, quindi vi aspettiamo. Eh già, Aspettiamo eh al già. call di Milano. Ci vediamo al TOL per chi è a Milano, altrimenti il prossimo appuntamento a novembre con i webinar organizzati in collaborazione proprio con Banca IMI. Un caro saluto a tutti, ciao Alessandro, buona Grazie a serata. tutti, ciao, buona serata.